ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Sono sempre io, Geo il giocoliere, e anche questo mese siamo pronti per raccontare un po' di fatterelli e novità del mondo della giocoleria. Chi mi segue da un po' già lo sa, io adoro la giocoleria, la considero uno strumento incredibile che dà benefici al corpo, alla mente, insomma, fa stare bene. Motivo per cui quando ho deciso di aprire questo canale ho iniziato con dei tutorial, con dei progetti anche per coinvolgere altri giocolieri e poi è partito il progetto del TG Juggling. Un modo spero utile e divertente per condividere con voi tutte le cose belle che giocolieri e giocolieri di tutto il mondo realizzano in continuazione e che meritano di essere viste e riviste. Ma bando alle ciance, siamo pronti a iniziare la nostra carrellata di notizie con qualche piccolo cambiamento rispetto alle edizioni passate. Ecco a voi infatti il primo servizio dedicato ai videoclip, gli artisti e i teaser più interessanti del mese di maggio. Il canale YouTube dell'IJA Jugglers non delude mai, proponendoci questo mese ben 3 videomontaggi fatti davvero bene. Apre le danze Nicolas Fuentes dal Cile con un'esplorazione dei trick da 1 a 7 clave davvero pazzesca. Rimaniamo in Sud America, per la precisione a Tucumán, in Argentina, e immergiamoci nella super ricerca con vari attrezzi e stili di Benjamin Costilla Campero e Ignacio Gabriel Garcia, entrambi della compagnia IQ Producciones. Terzo video assolutamente consigliato è quello di Victor Moisef. I suoi trick lasciano sempre a bocca aperta, pur sapendo che ci sono dei fili. Infatti Victor è uno dei più grandi interpreti e innovatori di questa particolare tecnica, conosciuta come pendulum o horizontal juggling. Spostiamoci ora in Giappone per della poesia pura. La giocoleria di Yuri Yamamura scorre come acqua nel suo nuovo video Hug. Uno stile bellissimo che unisce toss, contact e danza. Per gli amanti del diablo all'ascolto, ecco un po' di pane per i vostri denti. Nel video Garden, Zhu Shou ha raccolto una serie di trick con due Diablo davvero, ma davvero carini. E non c'è Giappone senza una video collaborazione, in questo caso realizzata per il Japan Ball Juggling Online Festival 2002. Vabbè, oltre ad essere un video pazzesco, andatevi a vedere la descrizione del video originale, perché troverete perfino le specifiche delle palline usate da ciascun giocoliere. Dedichiamoci ora ad un po' di scouting, scoprendo assieme i giocolieri che si sono particolarmente distinti nel mese di maggio. Dalla Francia, Jonas Verdon sta pubblicando a raffica una serie di combinazioni con tre clave davvero intriganti. Forse non avrà bisogno di presentazioni, dato che fra i giocolieri il suo profilo Instagram sta diventando uno dei più seguiti. Con i suoi tutorial e i video acqua e sapone, Erin sta avvicinando un sacco di persone alla giocoleria. Super innovativa la ricerca di Richard Holmsted. Sfruttando un gioco di incastri a parete ha sicuramente dato il via ad una nuova tecnica e probabilmente dato un senso al quadro svedese. E anche dall'Italia arriva qualche bella chicca, dato che Stefano Papia ogni tanto si ricorda di farsi dei video. Abbiamo invece capito che ultimamente Chicco giocola con tutti ma non giocola mai da solo. Ecco le nuove combinazioni in passing con la compagnia Begheret. Infine vi segnaliamo l'uscita di un paio di video promo davvero interessanti. Trasuda parecchio di Grande Le Boschi il nuovo trailer Wake Up di Evia Pezza. E ha fatto i suoi primi esordi I Was Told di Katrin Wagner. Uno spettacolo di forte denuncia sociale dove la giocoleria diventa intima e introspettiva. E indovinate dove potreste vedere queste nuove produzioni? Ma proprio alle convention! È ancora aperta l'ultima fase per i biglietti dell'EJC, l'European Juggling Convention che si terrà quest'anno a Tres Cantos, vicino a Madrid. Dopo 2 anni di assenza sarà un'occasione fantastica per ritrovarsi assieme in uno degli eventi di giocoleria più grandi al mondo. Nelle prime 2 fasi infatti sono già stati venduti più di 2000 biglietti. E torna in presenza anche la 75esima edizione dell'IJA Juggling Festival, che tradizionalmente si tiene negli Stati Uniti, quest'anno si terrà a Cedar Rapids nell'Iowa dall'11 al 17 luglio. Ehi, e non dimentichiamo che tra qualche giorno partirà l'Artemisia Fire Gathering, che, diciamolo, ormai sta diventando uno dei raduni più longevi e fighi per quanto riguarda il fuoco, la giocoleria e le flow art. La vera figata è che si stanno davvero moltiplicando gli eventi in calendario, infatti attorno a me scorreranno un po' di date degli appuntamenti di giugno e luglio. Un sacco di festival e occasioni di incontro a cui vi invitiamo a partecipare perché sono davvero l'essenza della giocoleria. Ma ora è il momento di stropicciarsi gli occhi per la sezione più incredibile di tutto il TG e scopriamo assieme i nuovi record e i trick assurdi di questo mese.
Stracciare il record è il loro pane quotidiano, ma questa volta i Jonglissimo si spingono davvero oltre. Dominic e Manuel superano la barriera delle 100 prese con 13 clave, triplando il record precedente e perfino quello di 12 clave. Jasper Moens lancia la sfida a 71 prese di 7 palline su monociclo. E non vi sarete dimenticati di lui, Max Kuschmerz torna sulla scena con due nuovi record. 3 minuti e 20 secondi di 3 anelli backcross e 5 minuti e 10 secondi di 5 anelli in 6-5-4. Ma il record più impressionante del mese è quello di Angel Alvarado, che in 4 minuti e mezzo è riuscito a risolvere 3 cubi di Rubik giocolando. Assolutamente pazzesco. Come pazzesca è la compilation di trick assurdi di questo mese, partendo dal flash con 6 diabli di Kent Hara, Tammuz Vardy e Isaisuop a 6 palline. Bella ricerca con palline e fili di Nicolas dalla Francia. 3 Diablo Up 1080 per José Concha. Altri incastri e geometrie con 3 palline dal Giappone. Gli allenamenti easy di Salvo con 7 palline. E nemmeno quelli di Tom con 4 diabli in camera, scherzano, eh? Annie Cooper e i balance impensabili. Super tricone in convention di Matthew e Tasha. E concludiamo con un'originale trap più sbevuzzata di Pablo Garcia. No, ma è pazzesco! Lo mandiamo subito! Cari spettatori, abbiamo un grande ritorno! Ed è andato sul posto per noi il nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Matteo, ci sei? Sì, Geo e amici del TG Juggling, sono in diretta dal Giappone e esattamente, l'occhio non vi inganna, sono in una location a noi già nota, sono infatti nei pressi della palestra dove si allena Akimoto e sono qui per raccontarvi che in occasione del Kendama Day in Giappone è riuscito a battere il suo personale record, è riuscito a incolpare contemporaneamente 61 Kendama. Tuttavia nei commenti del video annuncia che probabilmente sarà l'ultimo, in quanto provare questo record provoca mal di schiena. Noi ci crediamo. Per il momento e probabilmente anche per i prossimi mesi dal Giappone tutto, linea a te Geo. E facciamo anche noi le congratulazioni ad Akimoto per il risultato raggiunto, anche se siamo convinti che la sua voglia di spingere ancora più in là questo record potrebbe prevalere. E a proposito di Happy Kendama Day, non è stata l'unica ricorrenza in questo mese. Scopriamolo assieme con l'ultimo servizio, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese di maggio. It's Trick a Day May. Difficile che non vi siate imbattuti in uno dei migliaia di video pubblicati con quest'hashtag. C'è chi non si è perso nemmeno un giorno come l'ultimo campione della WJF Spencer Androlli. E non è l'unico, Serikawa dal Giappone ha collezionato una serie di trick con tecniche e attrezzi diversi. E all'appello non poteva mancare Kellen Quinn, che ha dedicato tutto il mese ad una assidua ricerca usando sempre gli stessi attrezzi. Insomma, andatevi a recuperare perché meritano. Se le razze di cane fossero giocolieri. Decisamente accurato il simpatico video di Gemba Sands. È sempre bello osservare come la giocoleria e gli sport si contaminino fra loro, che sia calcio, basket o perfino arrampicata, come questo incredibile esercizio che si è inventato Robin Spinelli. Insomma, la giocoleria ha la capacità di trasformare qualunque oggetto in un oggetto di scena e sta nell'abilità del giocoliere quello di dargli un ruolo all'interno dello schema, con particolare predilezione per quelli meno adatti allo scopo. Che dire, ogni mese un sacco di notizie incredibili. Noi rimaniamo davvero sbalorditi ogni mese per il livello di creatività e di ingegno raggiunto. Non lo diciamo mai abbastanza, ma tutto quello che vedete nel TG Juggling sono piccoli estratti del lavoro di questi artisti che vi invitiamo ad andare a seguire e trovate tutti i link dei video che avete visto in descrizione al video. Quindi se vi sono piaciuti andatevi a vedere i contenuti completi sulle loro pagine, seguiteli e sosteneteli sia moralmente ma perché no anche economicamente. Anche per questa edizione è tutto, io come sempre ringrazio la redazione per aiutarmi nella ricerca delle notizie e Juggling Magazine, il nostro media partner. Noi ci vediamo il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. TG.
Channeronitoru Kushine Ine Shikyo Yushuru. Sto provando a migliorare col giapponese, spero di non aver detto una castroneria. Iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e condividete il video. Ciao!